Passiamo ora ad un'altra linea. Ci spostiamo a Catanzaro per le riprese sul piazzale di stazione e sulla linea Catanzaro-Catanzaro-Rido. Vediamo ora uno schizzo che ci dà un'idea di massima delle linee delle ferrovie Calabro-Lucane in Calabria. Nella movimentata stazione di Catanzaro, dopo le automotrici M2-132R e M2-130R, che sono ricostruzioni avvenute negli anni a cavallo fra il 60 e il 70 di automotrici Breda del 52, vediamo la loco a vapore 504, rodiggio 1C1ZZ, cioè con due ruote dentate motrici, costruita nel 1932 dalla CEMSA, potenza 440 kW, massa di 47,5 tonnellate. Ed ora vedremo un locomotore diesel, costruttore SLM di Winterthur, classificato LM2703, denominato spintore, perché spinge o frena le automotrici sul tratto a cremagliera, che è cremagliera del tipo Strub, della Catanzaro-Catanzaro-Lido. Il tratto a cremagliera è circa di 3 km. Ecco lo spintore. Ecco un'Emmina, le caratteristiche automotrici a due assi, rodiggio 1A, costruite da Piaggio, OM e Ranieri negli anni dal 36 al 52. Bellissimo. Era un treno con l'automotrice M2-146R diretto a Cosenza. Abbiamo visto dapprima la M1C84 costruita da Piaggio OM nel 36 e rimodernata nel 52 con potenza di 94 kW. Poi la M1C81R costruita da Ranieri nel 51, rodiggio 1AZ, quindi con ruota dentata,
potenza 118 kW, una sola cabina. Ed infine la M1C88 sverniciata e arrugginita. Carri in legno ormai non più utilizzati. Il fabbricato viaggiatori di Catanzaro città. La linea per il Lido, subito dopo la stazione, entra in galleria e inizia la discesa. Catanzaro il vento è sempre di casa. La rimorchiata R1016. Ed eccoci all'esterno del fabbricato viaggiatori di Catanzaro città. Partenza per Catanzaro Lido. La nostra automotrice è la M2212 rodiggio B2, costruita da Breda nel 1973, potenza kW 370. È agganciata allo spintore LM702 che la tratterrà lungo la discesa con la cremagliera con pendenza del 10% e in un tratto anche dell'11%. Ecco il grande viadotto che porta a Catanzaro. Una vista alle pale dello spintore e attraverso i vetri ancora bagnati dell'automotrice si vede un po' il paesaggio di Catanzaro con la linea in discesa. Sentiamo un po' lo spintore, che rumore, eh? Sono partito da Trofea un quarto alle 7, un quarto alle 8 era a Catanzaro, ma poi per trovare la stazione ci ho perso un quarto d'ora. Neanche trovo la gioia. Ho usato la gioia naturalmente quando... Lì è bello anche quello, un po' meno, forse più bello Trofea. Qualche mese fa uno è andato a finire, dove l'hanno portato? Colonia? Dove... No, è andato lì. L'hanno portato ad un museo ferroviario. Sì. E beh, piuttosto che vada distrutta con la chiamo sindaca. Sì. A Mileto c'è come monumento una Treassi. Sì, sì, ce n'è un altro. 402 mi sembra. E forse è a Lotte pure. Non lo sapevo. Qua al deposito c'è pure la locomotiva della cremagliera. Dopo chiedo al capo deposito se è possibile visitare. Sono arrivato proprio lì. Noi è un piacere quando ci sono degli appassionati. Ah, ma le assicuro. Speriamo che
navigazione, caratteristiche della linea che gli facciamo dei libri. Sì, faccio un montaggio, certo. L'unica stazione con semafori sperimentali. Ah, ecco, è l'unica. Sì, l'unica. La città di Catanzaro è posta a 350 metri sul mare, abbraccia tutto il Golfo di Squillace e la sua origine è bizantina, fondata verso la fine del IX secolo. Dalla stazione di Catanzaro città si entra subito in galleria, abbiamo visto, e la ferrovia esce allo scoperto con una stazioncina di Catanzaro Pratica, a strapiombo sulla profonda vallata della Fiumarella, continuamente battuta dai venti e con ampia vista della città. Da questa località, cioè la Pratica, le riprese non sono avvenute perché era troppo buio in quella stazioncina, inizia la tratta dentiera che dai 343 metri, con 5 brevi gallerie, scende giù alla stazione vera e propria di Catanzaro, che è questa che ora vediamo, a metri 150 sul mare, con un dislivello di 200 metri in 5 chilometri. Omonima a quella delle ferrovie dello Stato della linea Lamezia-Catanzaro, le due stazioni sono nel rione Sala. In questo punto termina la dentiera e vediamo che lo spintore, sganciatosi dall'automotrice discendente, fa manovra e va ad agganciarsi in coda all'automotrice che sta salendo. Dopo alcune curve di medio raggio in discesa, la linea si pone in parallelo con quella della Ferrovia dello Stato ed in rettifilo in pianura, lungo circa 8 km, serve prima la stazione di Croce Santa Maria e termina poi a Catanzaro Lido, a fianco della stazione delle Ferrovie dello Stato della linea Reggio Calabria-Taranto-Bari.
la linea dell'FS corre parallela sulla sinistra. Qui un tratto con dei lavori in corso. Molto traffico c'è sulla linea, nel periodo estivo è soprattutto gente che va a Catanzaro Lido al mare. Ed eccoci al capolinea a Catanzaro Lido. Questa è Mina, la M1C85 è unidirezionale, fu costruita da Ranieri nel 1951 con potenza di 118 kW e massa di 11,6 tonnellate, può trasportare 36 passeggeri seduti e 26 in piedi. Ora è accantonata, in teoria funzionante, come pure in teoria funzionante è anche la relativa piattaforma girevole, che è stata di recente perlomeno ispezionata. Questo a detta dei macchinisti dell'automotrice che mi ha portato a Catanzaro Lido. L'audio originale non è possibile ascoltarlo in quanto il vento, e lo si vede nelle frasche, disturbava molto le riprese. A Catanzaro Lido esisteva un'altra piattaforma girevole sul secondo binario di stazione, ma ora ormai è stata eliminata. Was it yesterday, was it true?
la M2-212, e di nuovo l'Emmina vista da retro. L'asta per il movimento della piattaforma, basta un ferroviere per girarla. Questo è l'esterno del fabbricato viaggiatori di Catanzaro Lido. Il verde è bello, ma la facciata, eccola, è anonima. Rientro in stazione per il viaggio di ritorno. A Croce Santa Maria avviene l'incrocio con la M2-233 che qui vediamo sopraggiungere.
A Catanzaro Sala, dopo gli 8 km ad aderenza naturale, iniziano i 3 km con la cremagliera Strub. E qui siamo sullo spintore LM2703 che, agganciata all'automotrice, la spinge fino a Catanzaro Città. All'uscita della galleria appena vista ci fu un incidente grave con parecchi morti dovuto ad una mina che sviò e precipitò nella vallata della Fiumarella sottostante. Abbiamo visto che la velocità sul tratto a cremagliera è sui 15-16 km all'ora. Ecco che comincia ad apparire il viadotto e la vallata sottostante della Fiumarella. E con il termine del tratto a cremagliera, che ora vedremo, terminano pure queste riprese, effettuate nell'agosto del 1989.